Silenzio, preghiera e adorazione. I vescovi del Mediterraneo, questo giovedì pomeriggio, si sono riuniti in Santa Maria Novella per pregare per la pace. L'invasione russa dell'Ucraina irrompe in maniera deflagrante proprio all'incontro CEI per la pace. La prima dinamica. In mattinata i prelati hanno contattato il vescovo di Kiev, che in primis, appunto, gli ha chiesto di pregare. Nella convinzione che noi uomini sappiamo fare la guerra, ma non sappiamo fare la pace. Cioè la pace non riesce a uscire dall'azione dell'uomo. È un dono, la pace è un dono di Dio. Così ce l'ha detto Gesù, vi do la mia pace. L'altra cosa molto importante è che il modo con cui noi diamo forma alla nostra esperienza religiosa non prenda mai le forme del fondamentalismo. Perché quando la religione diventa fondamentalista, diventa uno strumento del populismo, del nazionalismo e alla fine della guerra. Per il cardinal Hollerich, il pensiero è ai più giovani. Conosco i vescovi della Chiesa Cattolica in Russia e loro hanno una posizione molto delicata e spero che potranno continuare a avere la libertà. Penso anche ai soldati russi che debbono combattere. Intanto per i vescovi ci sono già due sconfitti. In corso una sconfitta della comunità cristiana e della comunità europea anche, e dobbiamo lavorare per cercare di ricostruire da queste macerie.